Ciao amici e amiche, guardate che bordello c'è qua, che gran bordello. Abbiamo comprato un po' di mezzi perché siamo nella mappa nuova, siamo nella mappa nuova. Siamo a Taimir in Russia, ragazzi, con il mio amico Kevin. Ciao Kevin! Grande Kevin! Allora Kevin, io sono su un mezzo strafichissimo. No, non è. Beh, a parte che questo è bellissimo, ragazzi, eh. Ah, che bello! Allora. Allora, lo Yar 87, Kevin, eh? Andiamo, guardate che bello che è questo mezzo, eh? È figo anche dentro. Vabbè, guardate che bellino, guardate con tre ruote. Questo, e mi porto dietro anche il carretto della Benza perché sinceramente non so com'è il percorso. Allora, è molto fangazza, Kevin, eh? Molto, molto carino come villaggio, eh? Allora, la prima volta che ci andiamo, io e l'amico Kevin, Madonna, stavo ribaltando tutto quanto. Allora, c'è il Tamir, no aspetta, come si chiama questo qua? No, ho sbagliato. Yar 87, eh? C'è qui la stazione. Ah, ecco, ho sbagliato allora. Ma qui c'è la stazione, ma non penso che ci sia. Vabbè, andiamo a vedere allora se c'è la stazione qui. Ah no, orca loca, come è saltato il carrello. Piano, piano, Marco. mio Dio, come è saltato il carrello, Kevin. Tu devi vedere questo carrello, poveretto. Ah, vedi, la stazione ha qualcosa, una missione. Ok, cerchiamola, poi mattoni persi. Non gira tantissimo, devo dire la verità, però è veramente figo. Anche perché poi portandomi dietro il carretto della benzina è un po' così, vero Kevin? Però non sappiamo com'è la mappa, conviene comportarsi dietro un carretto, eh? L'hai vista la macchina? Yar 87. Cosa porti? Ah, il cassone te l'ho già attaccato, quello della Benza. No, anche tu ti porti quello della Benza. Io vado da una parte e tu vai dall'altra. Così apriamo la mappa, facciamo come abbiamo fatto l'altra volta. Io sono andato, sì, a destra. Io sono andato a destra, quando esci a destra tu se vuoi vai a sinistra. Io sto già scoprendo il punto qua, ho scoperto i tronchi, la cosa di cemento. Ho scoperto un po' tutto praticamente qua. Però sono qui all'inizio. Urca! Sì, comunque. Vediamo sul fango come va. L'hai visto che bello quel veicolo qua a 3? Ce l'avevi tu nel DLC? Ah, tu ce l'avevi? Ah, ok. No, invece non avendolo ci sono rimasto veramente colpito, raga. Comunque si rimane lo stesso fermi lo stesso, eh? Anche se abbiamo il mezzo fighissimo. Allora, praticamente tutti a sinistra bisogna andare. Io sono andato a destra, ma sono andato... sono andato a destra. Sono andato dentro nella... Sono ma tu dove sei? No, io sono già davanti, se vuoi venire sono qua. Tu sei dentro ancora? Non ti vedo. Allora, tu vai, poi quando arriviamo al bivio vai a destra e io invece vado a sinistra, ok? Scusami, io vado a destra e tu vai a sinistra. Così sblocchiamo un pezzo. Allora, uno, due, tre. Ha tre cose questa mappa. Non è gigantesca, però. Sì, sono qui. Wow! Bello camion! Bello
Dai. Sì. Due gemellate davanti che girano. Che figata. Ma come no? Ecco qua. Ciao amore! Olli! Che carino. Vedi, sono dietro di te adesso. Mi stai vedendo, sì? Aspetta che c'è qua una missione che la prendo, va? Già che ci sono. Allora, qui c'era una cisterna dispersa. Ok. Madonna, io punto. Ah, tu se vai proprio con il camion, con la benza. Meglio di così si muore. Allora, tu vai a sinistra qua. Ah no, aspetta, non siamo ancora arrivati. Ok. 3, 5. 5? Vabbè, ci siamo. Io 110, per quello mi sono portato il carrellino. Ok raga. Allora. Allora, qua c'è il primo bivio, uno va a destra, l'altro va a sinistra, come facciamo? Vado io a destra? Tu vai a destra? Grande. Urca, ti ho visto malissimo quella tua. No, così facilmente esci? Dai. Cioè, così facilmente sei uscito? E quello è del DLC però. No? Perché come si chiama? Scusami un attimo. Sei 4131? Sì? Allora ce l'ho anch'io. Ah sì. Sì, io gli avevo messo l'altro coso. Sì. Bellissimo, eh? Sì, ci sta di brutto. Ah, ok. Sì. Allora. Diciamo che io vado. Ah, tu stai andando di là, ti sto vedendo, bravo. Io vado a sinistra allora. Allora, diciamo che con questa qui va di brutto. Tu vai di brutto. Grandissimo.
Allora, diciamo che un po' fa un po' fatica, ma secondo me è perché lascio dietro anche il carretto, eh. Sì. No, per andare va, non è che si ferma, però è un po' lentuccio. Ciao, amore mio! Ecco qua, siamo arrivati con molta fatica, Kevin, ti devo dire la verità. Orca tu, devi vedere che salto che gli ho fatto fare il carretto. Allora Kevin, allora è un dito. Tu sei ancora lì, eh? Vediamo, c'è un'uscita da qua? Sì che c'è. Guarda che bello, Leo. Bel furgoncino. Allora, Chiavinino, com'è? Ah, no, non, quindi il camion è troppo lento? Andare su non ce la fai. Ah, io questa qua mi sto trovando veramente bene, però è lenta nel fango, anche se ho le gomme da fango, eh. Però vabbè, il fango, ragazzi. Non si è bloccata, eh. Però è lenta, capito, Kevin? Bloccata non si è bloccata, però è un po' lenta. Io non vorrei... Se ho sbagliato, gli ho messo il cambio snow runner. Diciamo che mi sto portando anche la cisternetta, eh.
quindi. Non è che c'è dentro tantissima benzina, quello da macchinetta, nel furgoncino. Qual è Kevin? Ma è. Beh, io sono su di brutto, sono su in cima. Sto andando alla prima torre. Sì, te l'ho comprato, è lì fuori, giallo. Con tre ruote? Con sei ruote? Beh, te l'ho comprato, se vuoi è lì fuori, uno giallo con già il carrellino. Sì, no, così poi se lo pianti in giro che te ne vai dalla partita almeno mi rimane. Che faccio? Olli. Olli a combina, guai. Allora, va su anche bello storto, lo Yar qua, bellissimo, eh. Ok, vediamo un attimo la mappa. Giù dal dirupo, smarrito tra le rocce, il buon pane casereccio. Ah, c'è la fabbrica là, eh. Stazione Tronchi, sì, è dove ero, sono appena arrivato. Nuoto, smarrito, fabbrica. Segheria. Mattoni caduti. Che cosa? Ah, e no, devi rientrare per le ruote, non ho quelle fighe io. Ah, aspettalo. Ma io non ce l'ho, non posso rientrare neanche. Ti ha crashato? Ah, ti devo rinvitare? Che cavolo. No? Allora, questo l'abbiamo fatto. Vado qui in fabbrica allora. Ok. E da qua vediamo. Ragazzi, è un casino. Ok, terreni allagati. Bravo, perfetto. Ho visto che c'è un bordello lì. Ma non è che a questo punto c'è tutti sti veicoli perché sono quelli del DLC, non credo, vero? Non credo che siano del DLC. No, scusami, della gente che l'ha fatti, come si chiama? Della mod? Non credo che siano da mod questi qui. No, questi sono quelli del gioco base, vero? Allora no, questo è il gioco base. Sì. Sì. Ok, quindi vado dritto. Quattro punti. Diciamo che forse le due gomme dietro non è che proprio aiutano col peso del mezzo. E ho messo anche il birocino sopra con la gomma extra e quindi mi sto dando proprio la mano. Però non va male, eh.
Allora, da questa bisogna scoprire dov'è quell'altro, dov'è il tunnel, vero? Allora, qua dove c'è Mattoni Persi c'è la ferrovia. Quindi, secondo me, dovresti andare su questo a destra. Io adesso sto andando su quello là in alto a sinistra. Ce ne sono solo altri due da scoprire. Se tu vai a quello a destra, ok, io sto andando quello a sinistra. Vedi anche dove sono io, così vedi quale sto andando, così. Eh sì. Dipende da come metti la mappa. Comunque vabbè, vedi dove vado io quell'altro. Allora, tende a ribaltarsi con fatica, nel senso che sono andato anche in questo punto qua che ero bello storto, ma non si ribalta, quindi è una bella cosa questa. Io di solito mi ribaltavo di brutto. Sì. È fighissimo. Anche se non ho la cosa io qui del... le gomme con le fighe tue, come le tue, ma va bene. Nuovo rimorchio. Sei stato tu? Te le sblocca anche a te? Quello è bello. E quello è il bello. Eh sì, infatti. Il fatto è che sono entrato da Ale. No, ragazzi, giochiamo anche con Ale, no, amici miei, YouTube e Twitch. E sono entrato che stava facendo praticamente una missione lui, l'ha finita proprio quando sono entrato, no? Sai la fortuna di entrare dentro e prendere i punti proprio senza far niente? Così, prum, 4.500 punti. Ah, che bello. Dove devo andare, eh? Queste sono lande. In questo momento no, non c'ho voglia di giocare col volante, sto giocando col pad. Sono un po' stanco, sinceramente. Infatti ho optato per fare anche una registrazione, non una live, perché non c'ho proprio voglia. Hai visto? Bellino, eh. Se non va un robo con 6 volte è difficile che vadano quelli con 2, con 4. Sì, no, il consumo non è esagerato. Io sto passando a casa di uno qua. Gli ha tirato giù. Gli ha tirato giù il coso perché facevo fatica a passare. Scusa, amico, ti sto tirando giù la palizzata, perché devo passare. Eh sì. Il povero amico qua gli ho tirato giù la palizzata. Botticina. Oh, gli ho rotto anche un tavolo di legno. Scusa. C'è anche, tra l'altro, sono dentro in casa perché c'è la luce accesa, poi. Questa la dicendo, ma che è sto scemo lì? Eh sì, no, gente e macchine anche, eh. Altre macchine o altri camion, potevamo farne uno ogni morte di papa, che tanto era fattibile che ce n'era uno pochissimi, no? Però magari nello nuovo, nuovo gioco simile, che chiameranno in un'altra maniera, credo. Uno era fango, questo è neve, non so cosa ci può essere lì. Vento, wind runner. Allora, già col portapacchi comunque c'è, credo, pezzi di ricambio e un po' di sacchetti di benzina, di come si dice, di taniche. Mi sembra che ci sono 2, 4, 6 taniche di benzina, già col cosettino sopra, eh. Allora, qui c'è Mattoni. Sì, praticamente sto facendo un'altra strada più brutta. Bruttissima questa strada. Ah,
Ah, per adesso io non ho trovato difficoltà, nel senso che non mi si è bloccato, però punti dove va lento sì. No, non è troppo lento, non è esagerato. Però chiaramente va lento. Sì, ma sono anche dentro l'acqua e col carretto dietro, non sembra, ma un carretto in più fa tanto, eh. Però non ho ancora trovato benzina, quindi se non mi portavo dietro il carretto, Kevin era già secco, eh. Beh. Eh? Ah, hai dimenticato il carretto là? Ai 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 ai. Non lo so. Sì, un po' di benzina, sì, ma non ce n'è tantissimo. C'è la ruota. Un scatolone che penso che sono i pezzi di ricambio. Sì, questo è più cittadelle piccoline di legno, eh. Comunque è un... Io farei un po' fatica a vivere qua, ti dico la verità. Proprio imboscati sono, eh. Però hanno un'antenna parabolica. Sì, è vero che fa solo 8 o 7 con litri, ma ho fatto fuori un bel po' di benzina io, eh. E io c'ho il carretto, non riesco a vedere quello che vedi tu, cioè nel senso che è un po' più lento. Le fa bene, le salite? Disc car, ho il lettore di CD, quelli col disco. Bellissimo. Madonna, sto andando in un punto qui che è palude, paludazza proprio, eh. Ah, c'è una stazione tronchi così dispersa in giro. Bene, sono contento. Tronchi lunghi, tronchi medi. È proprio una strada balorda quella che ho fatto adesso, eh. Non era quella normale, ho sbagliato e sono finito dentro nella... Io vorrei vedere il Range Rover o l'altro, Kevin. Come vanno. Una tanica di benzina! Qui dove sono io, Kevin? Perché? Sì? Caspita, dove caspita? Allora... fa vedere? Oh, caspita! Urca loca! No, ce la fai? E come vai lì? Sì, nell'angolino. Bravo, bravo, lì, dritto. Farai fatica a salire. Urca, ti stai ribaltando. Occhio. Io ti vedo, vedo che ti ribalti anche. Retromarcia. Vai, 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 accelera, dai gas. Grande. Oh, attento. Ce l'hai fatta. Grande. Grande Kevin. Luogo di potenziamento anche.
Dove vai? Ah, è di lì il coso? Vai, 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 che io arrivo. Sblocco la torre. Tanto se vai, credo che ci vai solo tu, o sbaglio? Ma che vada, se non ci vai, esci dal veicolo, vengo io, lo apro, poi io ritorno in un altro mezzo e tu rivai, capito? Ma è subito dopo quello lì, secondo te, eh? È già quella lì la mappa che c'è il camion che vogliamo? O quella ancora dopo? Sì. Ok, perfetto. Ah sì. Sì, non avendo vero track penso che ci siamo. Però è veramente bello, nel senso che a me rilassa. E quindi è piacevole giocare anche tante ore. Un po' come è successo con Gran Turismo, ti dico la verità, Gran Turismo a me rilassa come tipo di gioco, anche se là devi essere più attento, devi stare attento a non sbagliare, non andare addosso agli altri, quindi è più competitivo, no? Però qui di competizione è zero proprio, cioè nel senso, dov'è la competizione qua? Le uniche sfide che saranno veramente difficili e dobbiamo farle insieme, sia da me che da te, sono quelle a tempo. Entro 10 minuti devi scoprire 4 punti, almeno se si riesce a farla insieme, uno va da una parte, uno va dall'altra, ci mettiamo un attimo. Sempre se si può fare, perché ho i miei dubbi. Se sono sfide a tempo, magari deve farle uno. Boh, vediamo. Adesso apriamo le mappe. Che poi tu hai anche tutti i DLC, io non ce li ho per adesso, però sicuramente arriveranno sul canale anche i DLC, ragazzi, sono sicuro di quello che dico. Anche perché adesso uscirà God of War, uscirà quello dei... con tanti giochi nuovi, però comunque come Gran Turismo, Formula 1 e anche questo non lo abbandono, quindi comunque continuerò sempre a giocare. Bisogna andare avanti la Lega, sta settimana praticamente su Twitch, ragazzi, non ho fatto nulla, ero in vacanza, sono goduto l'ultima settimana di vacanza, poi la settimana prossima si riparte con... gli streaming alle ore 21 e anche con la palestra e col lavoro, quindi si riparte a bomba. Che la cosa più sana è che era da fare era era approfittare adesso di far tutto, invece non ho fatto niente. Non sono neanche andato in palestra. Allora, stiamo andando, io sto andando, Kevin, sto andando di brutto. Tu stai andando su al il valico? Bello. E cosa ti dice? Ti fa andare? Ah, ok. Comunque sta Jeep mi piace un botto, eh. Sta Scout. Sì. Ma hai usato quella a 6 ruote, no? Picca questa qua, eh. Però in questa mappa l'unica cosa di benzina è, l'ho trovata dalla parte di qui, eh. È un po' seccante. Sì, sì. Beh, quello sì. Oppure magari metto delle cisterne in giro solo come rimorchio, non come camion. Non te lo può fare. Perché? Cosa ti dice? Senza dirti la motivazione? Vuoi che vengo io? Provo magari che siano lost io. La torretta la sto aprendo, ci sto andando. Puoi aprire tu la torretta e io vado su? E di qua? Dalla parte mia? Allora adesso dovrei esserci più o meno. Ui, 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 calmo, calmo, calmo che sto sbattendo la cosa della benza della sinistra. Ping pong qua. Mamma mia. Allora, se io... credo che è questa la strada.
È anche un po' difficilotto da andare su, eh. C'è un sacco di alberi qui, eh. Dov'è la torretta? Sì. Caspita. Caspiterina, caspiterina. Qua mi credo che faccio una fatica a trovare dov'è la torretta. È un po' dubbio dov'è. Ah, è qua sopra. Allora, sì. Ma qui c'è una montagna. Come ci arrivo? Aspetta, qua a destra vedo che c'è un... Se passo in mezzo agli alberi... Aspetta. Non vorrei ribaltarmi, perché se si ribalta... Allora, c'era in dei mezzi praticamente che c'è il vericello a parte, col motore suo. Così se ti ribalti il mezzo si spegne. Io qua però non vedo niente. Aspetta, devo entrare con la visuale da dentro. Capito, ma io mi sto perdendo qua. Cioè, ok, dov'è il qui? Qui è. Cioè, sono a 100 metri neanche, però mi sono incastrato. Perché più che altro non vedo dove va. Dai, che sono degli alberelli. Che questo mezzo ti ribalto a te gli alberelli tutti quanti. Che si ribalta anche sto cavolino di Bruxelles di carretto dietro. Dai carretto dietro. Niente, sto carretto dietro. Sì, ma fa sempre... Oh, cazzone di carretto, si è spostato finalmente. Visto come salta? Ok, ce l'ho fatta. Ah sì. Pesa pochissimo. Ma io dove sto andando, ragazzo? Io sto andando dove? No, mi sa che sto andando contrario, eh. E là la torretta, l'ho vista? Caspiterina. Sto andando contrario io. Sto cavolo di sto cavolino di per il bocchietto qua. Non c'è mai niente. Gira poco sti mezzi, comunque un po' tutti, girano pochino. Dai, sto carretto. Ci vado in retromarcia. Questa è veramente tosta, dov'è sta torretta? Sì. Allora, luogo di potenziamento, e questo si può andare a prendere tranquillamente, basta. E di qua? Vedi? Allora, potenziamento, magazzino in rovina, passaggio per cava, è lì? È per cava, sì, per cava tutte e due, c'ho due passaggi per cava comunque, c'è un bel due bei potenziamenti qua, eh? Sì, è vero, quello là è bloccato. Questi no, però, questi sono... ci vedo un punto di domanda. Perché c'è un punto di domanda? Tre punti per cava. Io vedo che sono bloccati, però ci sono dei punti esclamativi, quindi probabilmente si può andare di lì.
Vedi che ci sono dei punti esclamativi gialli? Io per andare in città qua sono proprio in mezzo, eh. Porca miseria, che legnata. Oh là là, oh là là, oh là là. Che legnata, ragazzi. Caspita, sti alberi che ci si incastrano nell'albero è ridicolo quasi, eh. Cioè, un rametto del cavolo mi... Dai, vieni giorno, perché ne ho... Tiene un po' le scatole della notte se si vede pochissimo. Ok, ce l'ho fatta Kevin. Camion attuale. Potenziamento ottenuto, sbloccabile. Kit differenziale. Ok, allora io adesso sono qui, vado qui che ho la strada. Qui che fa così, qui che fa così, ci passo di qui e vado a questa cava di qua. Ok, ho fatto il tragitto. Ci metti un po' a te? Allora, io non riesco a ribaltarmi con questo mezzo, è bellissimo perché non si ribalta, però è tosto, eh. Però non ti dico la verità, è figo, eh. Rispetto a quello che ti danno all'inizio dall'altra mappa, questo è proprio un bijou. E poi ti dico la verità, non consumo neanche tantissimo, perché 4,6, essendo una massa così grande di mezzo, non è che sta consumando tantissimo. Vero o no? Ok, sì, è di qua, ma questa strada è... Porca miseria, penso che andrà di notte. Poi col carretto dietro che si infossa, penso che anche il carretto influisca su andar piano, eh. Però senza carretto è impossibile. Sì? No, io no. Io ho già 3 volte che faccio benza. Là, addirittura. Ah, ok. Ah, è 100 sopra di benza? Sì, no, infatti col carretto è inizio, il carretto è tanta roba. Allora, sto gioco è bellissimo anche con i joystick, con il volante, perché però il fattore che devi tenere giù il gas così tanto tempo tenuto è... a me fa stancare tantissimo.
Eh sì, perché devi tenere sempre premuto. È difficile che si frena. È raro, insomma, che si frena. Se ti ricordi gli inizi? Mamma mia, mi ricordo la prima volta a GT, quando era uscito il Gran Turismo, che finivo dopo un'ora e mezza di live, dovevo sgranchirmi le ginocchia, la schiena, le braccia, tutto, caspita, facevamo male le braccia. Dopo ci si abitua, perché comunque si stanca il volante, eh. Proprio praticamente non è strada, io sono nella fangazza, sono anch'io per uscire, non pensare. È che sto vedendo che anche se è bello storto non si ribalta, e questa è una cosa bellissima, la sospensione così, credo di sì, perché sto andando in un punto qui che normalmente con quell'altro mi ero già ribaltato, invece va proprio tranquillo. Questa è una cosa bella. Peccato che non posso importarla nell'altra mappa, a meno che, no, a meno che ho niente, non puoi andare col tunnel, no. Sei sicuro? No, uno è America, l'altra è Russia. Però è Michigan è America, questa è Russia. Sì, peccato, perché questo mezzo, se me lo importavano in Michigan, non era niente male. Sinceramente, ti dico la verità. È anche bello, perché comunque se ti piace un mezzo, per dire, qui devi venire in Russia. Se magari ti piace quello dei DLC che da Yukon, devi andare nello Yukon per usare quel mezzo. Non puoi portartelo dove vuoi, no? Eh sì, saranno strafighissime. Saranno macchine bellissime, Kevin. Madonna, ma che roba è questa cosa qua con sta fangazza? Magazzino in rovina. Grazie, proprio uno schifo, Madonna. Aspetta un'altra mosca rompibarba. Qui però le strade non esistono. Qui le strade non esistono. Bisogna andare in mezzo ai boschi. Caspiterina, ma... Questa era una vecchia cittadina completamente andata. Questa è una cittadina completamente andata. Ce l'hai da fare la benzina? Sì, una cisterna, cioè. Ah, un upgrade, vai a prenderlo, Io uno l'ho preso prima. Potenziamento. Devi vedere dove sono andato io a prenderlo. Sì, è giù in cava, orca. Lascia giù il carretto e caspita, lì è proprio bello. sì. Bello. No, non spegnere, che se hai bisogno di trazione. Mm.
Bohemian Oben 42 15. Ti... non riesci a prenderlo? Portapacchi, sì. L'hai preso? Sei riuscito? Ho ancora... Sì, ma qui questa non è una strada. Questa è... Caspita, questa non è una strada. Questa è una ferrovia. Attercava. E come si prende qua? Io vado sulle rotaie, ma... Aspetta che lascio giù il carretto perché sennò... Ah, quando non si conoscono le mappe è così, raga. Sto andando sulla ferrovia io, ok. Quella cosa per cava è in una ferrovia, quindi dubito che si possa andare. Eh? È sulla ferrovia il tunnel. Eccolo qua. Questo passaggio sembra bloccato per ora. E perché? Bisogna sbloccare la stazione? C'è la stazione all'inizio della mappa? E l'unica è andare a vedere dalla tua parte. Allora, dalla mia parte questo passaggio per cava è in ferrovia, quindi poi la ferrovia è caduta e quello che hai tu c'è la strada, però sinceramente certo, è caduta la ferrovia. Ma sì. C'è un simbolo di potenziamento qua e non c'è. Qua c'è una macchina con un simbolo di potenziamento, non c'è nulla. Non capisco. Non c'è un potenziamento qua. Boh, non lo vedo per niente. E cosa ti dice? Non è il momento. È la stessa roba? Non è il momento disponibile? Cosa bisognerà fare allora per sbloccarlo? Prova a vedere su internet come sbloccare... Come si chiama sto coso qui? Thumb Rear No Runner. Magari ce la fare una missione di numero, portare qualcosa in ferrovia e se sblocchiamo la ferrovia e ci possiamo andare con la ferrovia. Dai, ma ti ho collegato il rimorchio.
so, come andare nella nuova mappa, così dovrebbe essere scritto qualcosa. Container sicuro. Ah, questa è una missione, sicuro. E dove me lo carica? Non ce l'ho. Caspita. Container sicuro. Caspita, questa sarà sicuro una missione da qualche parte. Ma qua c'è due potenziamenti, c'è qua, eh. Camion affondato c'è anche, eh? Vediamo se riesco a fare questo potenziamento, dai. Il carretto, vediamo. Caspita, mi dà molto di posto di guerra sto qua con le torrette. Radici della corrente giù. Camion distrutti. Cosa è successo qua? Vabbè, ci arrivo lo stesso anche da qua che c'è una strada. Non è che faccio una cosa bellissima. Niente Kevin, non c'è niente che spiega come sbloccarlo. Stai vedendo? Ok, qui a destra. Allora, mi piace tantissimo che prende le botte e anche non si ribalta sto mezzo. Ma che roba, certo di vedere cosa combino. Incredibile. Va bene ragazzi, in questo video vi salutiamo. Ciao Kevin, grazie mille. Ci vediamo al prossimo video SnowRunner. Mi raccomando di seguire il mio canale YouTube. Lascio i link in descrizione. Twitch per le live. Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Discord per i social. Ciao amici, al prossimo video.